buon YouTube, io sono Andy e benvenuti qua in questo nuovo e fantastico vlog dove vi aggiornerò un pochettino di quello che succederà in questo periodo qua, o almeno quello che succederà al mio canale, anche se siamo a settembre ragazzi, succedono adesso casini a volontà, le scuole aprono e si inizia a lavorare, le vacanze sono finite, tutta la gente inizierà a fare io voglio tornare in vacanza, mentre io resto in vacanza a non fare un cazzo davanti a voi a farvi video. Vabbè, allora iniziamo con qualche piccolo aggiornamento. Prima di tutto iniziamo con, come avete notato, io che sto ritornando molto attivo sopra il mio canale, sto provando a portarvi video quasi ogni giorno, sia vlog che videogiochi, e vi stavo portando anche delle live, ma le live adesso le voglio un po' togliere dal canale di YouTube e trasferirle su Twitch. Quindi per chiunque voglia, qua sotto in descrizione c'è il link per Twitch. Allora, su Twitch voglio ritornarci a fare live. Perché? Perché c'ho una partner su Twitch, perché non usufruirne? E poi c'è Isaac, perché non usufruire di lui? Voglio riniziare a fare live su Twitch proprio per il fatto che almeno ho un altro posto dove è migliore per le live a differenza di YouTube. Vabbè, su YouTube ci sarà la super chat, ma nessuno la usa, quindi tanto vale trasferirci su Twitch. E niente, quindi da ogni sabato e domenica di sera per le 20:30-21 sarò in live su qualsiasi tipologia di gioco, anche le serie che sto portando come Lost in Vivo oppure Wolfenstein The Youngblood o Far Cry 5 saranno tutti quanti su Twitch e non più su YouTube, mentre su YouTube come live resteranno i podcast che saranno disponibili la domenica per le 15-16, diciamo. Devo organizzarmi un pochettino con il mio staff, però per le 15-16 i podcast saranno disponibili per un'oretta dove parleremo di cose serie anche in maniera un po' divertente e altro, parleremo di varie tipologie di argomenti. Abbiamo fatto l'altra volta gli argomenti dei videogiochi violenti, il prossimo sarà, beh, chi lo sa, lo vedremo dal titolo. E niente, seconda cosa che cambierà, come avete notato un po' il cambiamento di luci, un po' le luci sono strane, ma avete notato questo piccolo cambiamento, adesso ho una luce professionale per da attaccare sopra la mia videocamera che potrò usare con il green screen che ora non ho, ma dovrebbe arrivare forse per questo mese o il prossimo mese. Il green screen, questa luce, la videocamera e altre cose che arriveranno forse per ottobre-novembre mi serviranno per il progetto che vi ho promesso da anni, che è il cortometraggio. Il cortometraggio che ho in mente, con cui ci sto lavorando e sperando che magari ci hanno voglia anche i miei amici a darmi una mano un pochettino a creare questo progetto. Diciamo che sta mano a mano prendendo piede, l'attrezzatura sta arrivando, il copione è già arrivato, la storia c'è già, quindi il cortometraggio dovrebbe essere pronto nel livello scritto. Ora ci serve nel livello fisico, cioè filmare, avere attori e roba del genere. E questo sarà ancora più difficile del solito. Se ci ho impiegato 3 anni per scrivere un cortometraggio, ce ne impiegherò altri 3 per girare tutto quanto. Spero ne valga la pena. Che diavolo ne valga la pena, perché ho solo una videocamera se non 2. Quindi prossimamente vedrete un paio di notizie sopra questo cortometraggio che vi voglio portare prossimamente. Seconda cosa, il green screen mi servirà sia per le live su Twitch che per i video sopra YouTube, che come noterete adesso continuerò a farne a volontà di video su YouTube, sempre se ho il tempo, e spero che ne valga la pena per il mio canale, e spero che salga, perché ragazzi, se il mio canale diventa famoso è grazie a voi e grazie al mio lavoro, che spero apprezziate. Ma va bene. Seconda cosa, noterete un paio di piccoli cambiamenti sopra il canale, tra le informazioni e forse anche qualche, e non tutte, ma dico qualche miniatura dei video. Dovrò mettermi dietro a lavorare in modo professionale per rendere tutti i video presentabili, mentre le live verranno non cancellate, ma messe in non elencato, quindi potrete vederle, ma solo e soltanto se andate in playlist del mio canale per poter visionare le live in non elenco. Cioè potete vedere lo stesso le mie live, che saranno quelli di Blair Witch, quelli di Wolfenstein o quelle dove ero ubriaco. Quindi trovate quante sulle playlist. Per il resto, nei video normali nel mio canale saranno tutte quante in non elencate, quindi non le vedrete normalmente. Perché? Perché faccio questa cosa qua? Per tenere in ordine il mio canale, che ci siano solo video, per così da contare meglio i video che ho in questo preciso momento. E ho appena notato che siamo già a 500 passa video, quindi sono felice di questo. Sono felice del fatto che siamo arrivati a 500 video, ma questo si conta anche con le live. Ed è wow arrivare a 500 video, non è niente male. Non pensavo di arrivare così tanto. Quindi vedrò anche di festeggiare questo traguardo, diciamo. Ultima cosa, ma non che non sia importante, siamo a settembre, come ho detto. Quasi stiamo al... siamo al 6 di settembre, sono 7, ma no, 6 di settembre. E ci stiamo avvicinando mano a mano al Games Week Milano. Non so se ci sarò, potrei esserci come non potrei esserci. Tutto dipende dai ricavati
perché contiamo fuori che io per ora, non avendo più un lavoro, non avendo più niente, l'unico modo per poter guadagnare è tramite YouTube o tramite le donazioni delle live di Twitch o di YouTube. Quindi, sperando che riesca ad arrivare a un tot, potrei venire alla Games Week e fare filmati con questa fotocamera professionale e riuscire a portarvi un bellissimo vlog insieme ai miei amici al Games Week. Dita incrociate, speriamo di poterci andare. Dobbiamo vedere un pochettino poi di organizzarci per altre cose fantastiche. Come ho detto, adesso con i giochi ormai ce ne ho troppi e quindi tutti quelli che ho li porterò. Non compro più nient'altro. Ho già Cyberpunk, ho già Control, ho già Blair Witch, ho già moltissimi giochi che dovrei portare prossimamente, quindi adesso non comprerò più niente. Anche se, se dobbiamo dirla tutta, quegli altri giochi due o tre me li hanno regalati, cioè Control, Blair Witch e Cyberpunk me li hanno regalati, quindi non ho speso nulla in questi anni, in questo anno qua non ho speso nulla, se non per l'attrezzatura. Quindi adesso non vedrete giochi nuovi al day one, perché poi ho visto che a maggior parte di persone non gli interessa. Dopo Man of Medan, Blair Witch e altro che provo a portare, la gente non interessa se non SCP, che proverò a portare in video, visto che voi non volete vedere in live su Twitch SCP. Ho visto che molti non hanno voglia di vederlo su Twitch, ma solo su YouTube, e quindi porterò in video SCP. Vediamo di portarlo. E la mia serie su Minecraft continuerà, con forse qualche cambiamento. Spero di riuscire a fare questo cambiamento. E nient'altro, dovrei aver finito tutto. Quindi, ricapitolando, da oggi trasferisco le mie live su Twitch. I video continueranno a esserci sopra il mio canale. La playlist verrà inserita sopra il mio canale, così chiunque voglia vedere le mie live basta soltanto andare qua sotto in descrizione o nel mio canale direttamente per poter vedere le live dove ero anche ubriaco. Tutte le live saranno messe in un elenco, così da poter tenere in ordine il mio canale. Qualche miniatura dei vari video, vecchi e nuovi, verranno cambiate per poter mettere un po' di professionalità insieme alle informazioni. Games Week vedrò se esserci oppure no, tutto dipende dai dindini. L'attrezzatura la sto comprando mano a mano per poter girare finalmente il cortometraggio a cui sto lavorando da 3 anni. Dite incrociate, speriamo che vada tutto quanto bene. E nient'altro, se non il fatto che poi a ottobre potrei anche ordinarmi la mia full suite finalmente. Dite incrociate e speriamo di poterla ordinare per ottobre. Questo era un piccolo vlog, piccolissimo, per potervi aggiornare su queste cose. Quindi da indie è tutto, ci vediamo alla prossima. Se questo video vi è piaciuto, lasciate una bella zampata se vi piace e noi vediamo di ritrovarci la prossima volta.